risposta alla crisi all'inizio è stata complessa perché chiaramente quando uno tsunami chiamato coronavirus compare improvvisamente nelle vite di tutti è un fenomeno sconosciuto. Dover chiudere le scuole è stata una decisione difficilissima, però sapevamo molto bene che rispetto ad un virus completamente sconosciuto la nostra priorità assoluta doveva essere quella di salvare vite umane. Quando di fatti è scoppiata la pandemia, la scuola non era pronta ad affrontare un periodo così complesso. Abbiamo immediatamente messo su la task force per le emergenze educative del Ministero dell'Istruzione e ci siamo attivati per fare una call pubblica. Alcune piattaforme hanno risposto e da lì, insieme anche alle compagnie telefoniche, ci siamo inventati da zero la didattica a distanza. Il ministro dell'istruzione ci ha contattato per chiederci come Google avrebbe potuto supportarli. La reazione è stata di attivazione immediata per poter mettere poi a disposizione gli strumenti di Google for Education per tutte le scuole italiane. C'è stata un'iniziale fase di smarrimento perché si trattava di strumenti nuovi e bisognava imparare ad utilizzarli. Prima della pandemia l'adozione di strumenti tecnologici era abbastanza modesta e quindi abbiamo lavorato con moltissimi partner proprio per cercare di supportare i professori in questo senso. Il desiderio di fornire un supporto concreto per far sì che potesse partire la didattica a distanza ha incentivato tutti noi a lavorare giorno e notte per poter soddisfare tutte le esigenze delle scuole. Siamo riusciti ad attivare un call center e di fornire tutto il servizio alle scuole italiane. Sì, avrei bisogno di informazioni relative alla classroom. Non esistono competenze che non si possono acquisire. Abbiamo gli strumenti oggi per rimanere in contatto, per capire e lavorare anche in modo differente. Abbiamo aiutato i professori a cercare di conoscere il digitale come uno strumento per poter potenziare, diciamo, la lezione. In un momento pandemico di grande crisi si è fatto squadra e quindi compagnie telefoniche e piattaforme ci hanno aiutato per dare una risposta al mondo della scuola e devo dire che è stata molto molto apprezzata. Ci siamo attrezzati in modo da poter offrire alla nostra utenza dei dispositivi acquistati con dei fondi messi a disposizione dallo Stato italiano. Il docente della scuola italiana, ma io direi anche della scuola mondiale, ha capito che le tecnologie possono essere un grande aiuto nel loro lavoro quotidiano. Il digitale è stato fondamentale, quindi anche gli strumenti di Google, perché ci ha permesso di continuare a rimanere in contatto, continuare a studiare, continuare a essere produttivi. Tutte le famiglie, gli insegnanti, gli studenti sanno che cos'è la didattica digitale integrata. Penso che si siano fatti dei grossi passi avanti, quindi la scuola italiana post coronavirus sarà una scuola arricchita. La didattica digitale in classe si potrà fare, si dovrà parlare la lingua del XXI secolo, che è quella che ormai i nostri studenti e le nostre studentesse ci chiedono.